Live Social. Ed eccoci tornati amici di Live Social, siamo sempre qui negli studi di Radio Roma Capitale. Eh sì, non poteva che essere altrimenti. La voce è quella di Giulia Capobianco, insieme a me tantissime altre voci, quelle dei nostri ospiti, dei nostri amici che non vedono l'ora di raccontarsi proprio qui ai nostri microfoni. Quindi ecco, non vedono l'ora anche di raccontare le storie, tantissimi dettagli della loro realtà proprio qui e soprattutto deliziarvi anche con qualche retroscena. Quindi voi che siete al di là delle nostre frequenze, rimanete sulle nostre frequenze, ma soprattutto andate un po' sui social perché avete tante sorprese, avrete tantissime sorprese. Allora, vi presento il protagonista di oggi, Cristian Vivaldi. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ma come stai? Tutto bene, Cristian? Sì, abbastanza bene, grazie. Beh, in arte Cristian senza H. Assolutamente, sì. Lo dobbiamo precisare. Molto meno, quindi. lo dobbiamo precisare. Allora, Cristian, intanto io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Che, come dicevo nell'introduzione, è molto importante, insomma, per noi avere le vostre voci qui, perché è interessante scoprire poi quelle realtà che ancora non si conoscono, oppure si conoscono ma manca sempre quel qualcosa, quel quid in più che deve essere svelato, quindi il retroscena, il backstage. Il backstage già mi piace, è familiare come parola. È familiare, lo sapete perché? Perché il nostro Cristian è un fotografo, quindi racconteremo oggi quello che c'è al di là del suo obiettivo, in tutti i sensi, attenzione. Allora, intanto che però Cristian, hai visto? Paura, eh? Allora, adesso a parte gli scherzi ti chiederei un po' di presentarti un po' ai nostri amici che ci seguono, illustrando un po' quello che è stato il tuo percorso professionale, ma soprattutto una cosa che vorrei sottolineare è questa passione che ti guida in questo settore artistico ormai da tempo. Ok, parte tutto dall'amore per il cinema. Colpo di scena. Sì, perché fin da bambino con papà guardavamo film su film e l'amore per il cinema non è mai passato, anzi direi che insieme al calcio, purtroppo, vabbè, quella è una malattia, direi che la passione principale è quella in realtà. Chiaramente poi dal cinema è molto facile approdare in altri campi, la fotografia è uno di quelli. E la fotografia è quello a cui mi sono poi appassionato perché già papà aveva una Canon, vecchia macchina con rullino. Anzi, ecco, tra l'altro io toglierei la macchina fotografica a tutti quelli che non sanno mettere e togliere un rullino fotografico. Ops! Beh, capirai, oggi ovviamente abbiamo questa, esatto, possibilità, infatti, tutti noi. No, scherzo, figuriamoci, insomma, capisco benissimo col cellulare, eccetera. E chi fa il fotografo, che secondo me se non sai levare o togliere un rullino, cominciamo male. Vabbè, comunque. Sì. E quindi ecco, da papà e poi... Quindi ti è stata trasmessa tramite geni. Sì, esatto. Poi effettivamente c'è un legame, no? Perché il cinema chiaramente è un insieme di linguaggi, questo lo dobbiamo dire. E tra questi anche la fotografia, cioè la fotografia in qualche modo è un carpe diem, un cogli l'attimo, no? Da questo punto di vista di movimenti, mentre il video è proprio una fotografia in movimento, la, esatto, possiamo definire in questo modo, no? Giustissimo, non esisterebbe il cinema senza la fotografia. Basti pensare a, non so, L'Esorcista, la copertina di... Hai citato il mio film preferito in assoluto, io amo il genere horror. È il film perfetto per antonomasia, sì. È l'unico film che non ha bisogno di correzioni e che quando hanno fatto la versione estesa hanno fatto una gran cavolata. Ecco qua. Avevi paura che dicessi un'altra cosa? Sì, ero pronta con il col beep. Col beep, vero? Invece no, stavolta mi sono salvato ed ecco, la copertina dell'Esorcista è difficilissima da realizzare perché è un... Poi soprattutto pensiamo comunque a quei tempi, è una cosa completamente... Pensiamo che è del 74, è vero, ed è difficilissima e sono stati mesi per realizzare, certo, quella foto. Ed è perfetta già da lì, perché già lì ti inquieta, perché è un controluce, è una silhouette, grazie al fumo tu vedi la sagoma del prete, sai che stai entrando in un luogo che cambierà la vita e ti mette paura già da lì. È vero, guarda, io ho iniziato ad avere paura e poi è diventato il mio film preferito. Tu pensa che Fredkin dice costantemente che per lui non è... Fredkin è il regista. Sì. Non è... Sì, tu lo sai chiaramente. Lo diciamo ai nostri amici, ovviamente. Non è un film horror. È un film semplicemente della lotta tra il bene e il male. Il male. Questo lo ha ripetuto anche a noi, a Roma, all'Auditorium della Musica, qualche anno fa.
io continuo a non credergli, cioè secondo me è una bugia velata. Diciamo che a quei dice. Tempi faceva ancora più paura di adesso, perché se lo guardi adesso chiaramente con tutta quella che c'è stata, con tutta l'evoluzione che c'è stata, è chiaro che c'è una differenza, però ragazzi bisogna guardare anche con l'ottica del 74, insomma. Io ricordo mio padre sono che scappati mi scappati dal cinema. Quindi. Mio padre mi ha detto la stessa cosa, esattamente, ha detto io sono andato a 18 anni a vederlo al cinema, sono morto. Io detto, potrei raccontarti quello che è successo alla prima a Roma. Dell'esorcista, però forse te metti paura se te lo dico. No, lo voglio sapere adesso. Fra poco okay. Poi sveleremo ovviamente quelle che sono le chicche della tua fotografia. Prego. Okay. Allora, quando arrivò in Italia, penso quindi un anno dopo, perché prima non arrivava subito. Sì, c'era un po'. Nel 74 dovrebbe essere arrivato nel 75. Sì. Okay. La prima la diedero al Cinema Metropolitan, quello che stava a Via del Corso, adesso sì. Non esiste più. È chiuso. Esatto. Finito il film, già molta gente era uscita perché non aveva retto la paura. Era una tipica notte piovosa con fulmini, lampi e quant'altro. Quindi la gente già c'aveva paura all'uscita. C'era mio padre che raccontò questa cosa. E praticamente da una delle due chiese gemelle, non chiedermi quale, non lo so, non l'ho mai scoperto. C'è l'articolo sul Messaggero. Lo devo andare a leggere adesso. Non è facile ritrovarlo. Non è facile. Mi impegnerò. Guarda, sono andato fino alla Biblioteca Nazionale per cercarlo. Però. Non è facile. E cadde una chiesa, cadde una croce da una delle due chiese gemelle, cadde a terra. Uno spaventoso, schiena. Ragazzi. Totalmente. Infatti, papà chiamò a casa con quella che era mia madre, che era la fidanzata, per dirle: guarda, non c'ho un attimo un problemino, ma adesso torno. Arrivo, sono vivo, però arrivo. Esatto. Ok, bene, quindi vabbè, diciamo piccola che parentesi questa, esatto, che... ma ovviamente tutto fa brodo, come si suol dire, perché adesso ovviamente dobbiamo dare quel quid in più proprio per far capire effettivamente di che cosa parliamo quando studiamo anche la fotografia, quando la osserviamo. Innanzitutto, qual è la tua fotografia, cosa si nasconde dietro il tuo obiettivo, quindi sia l'ispirazione sia cosa vai a fotografare, quindi oggetto soggetto e soprattutto poi le tecniche. Partendo dal cinema, scusami. Prego. Sarà un problema. Partendo dal cinema, la mia fotografia è la fotografia di reportage. Quindi una sorta di fotogiornalismo. Bravissima, fotogiornalismo. Esatto. Ti spiego brevemente, almeno cerco di essere breve. Di solito sono l'uguace. La fotografia la possiamo fare un parallelo con la medicina. Che significa? Tutti sono medici. Chi si lavora in medicina intendo, però poi c'è il cardiologo, c'è l'urologo, c'è e così via dicendo. Tutte le specializzazioni. Tutte le specializzazioni. In fotografia è la stessa cosa, cioè nel senso, tutti sappiamo accendere la macchina fotografica, sappiamo diaframma, aperto, chiuso, i tempi, multifocale, queste cose le sappiamo più o meno tutti, se spera tutti, non tutti. Non tutti. Va bene. Anzi, va male. Però poi c'è appunto chi si occupa di, ad esempio, fotografia. A te piacciono le borse? Sì. Sicuramente avrai visto delle pubblicità di borse. Esatto. C'è un fotografo che ha fotografato quella borsa. Quello è un oggetto, quella si chiama still life o fotografia. Certo. Della pubblicità. Oppure chi magari fa la ritrattistica. Quindi oppure chi fa la ritrattistica. Sono generi molto diversi tra loro. Ad esempio a me non chiedere di fare pubblicità perché non sono capace. Qual è il tuo settore? Allora... partendo sempre dal reportage, quindi il racconto. Esatto. Però col reportage o sei cercato da un grande giornale, eccetera, oppure diciamo che i soldi a casa è un po' difficile portarli col reportage. La dura realtà, ragazzi. Esatto. E quindi diciamo che vado anche sulla ritrattistica. Bene. Cioè, ovviamente... Riparto un attimo sempre dal reportage, però, perché grazie al reportage, ad esempio, ecco, fotografia di matrimonio oppure battesimi. Quindi anche gli eventi. Gli eventi, esatto, quindi. Perché nell'evento tu riesci a raccontare anche quella una, sorta una di, storia. Esatto, di racconto, no? Accogliere l'attimo di una particolare storia, ovviamente in questo caso una storia d'amore, magari il coronamento esatto. di un sogno. Inizialmente, quando sentivo parlare di fotografia di matrimonio, non ero attratto per nulla perché non mi piaceva. Poi in realtà ho seguito un corso, l'insegnante che me l'ha spiegato è stato particolarmente bravo, ma mi ha fatto capire che in realtà il matrimonio è proprio quello che c'è di più vicino al reportage, perché si può fare in quel modo lì.
non si fa più come si faceva prima, tutti in posa, tutti belli, precisi, perfettini, ma vai a cogliere l'attimo, certo, anche durante il matrimonio, e vengono foto molto belle. Da quel momento, spontanee. Esatto, e da quel momento ho adorato la fotografia di matrimonio. Bene. Quindi diciamo che la tua passione è poi un mix chiaramente di linguaggi fotografici, no? Quindi sì, che sia ritrattistica, che sia reportage, che poi alla fine la ritrattistica in qualche modo si lega, l'abbiamo detto, o anche il cinema, quindi insomma diversi aspetti che vanno a collimere l'uno con l'altro. Esatto. L'ultima domanda, perché il tempo a disposizione sta scadendo, quello che volevo sapere è qualcosa che tu hai in comune in tutte le fotografie, nel senso un po' la tua firma, il tuo marchio di fabbrica, perché poi chiaramente ogni cosa è differente a sé, però è un prodotto unico chiaramente. C'è qualcosa di che si può riscontrare in tutte le tue fotografie, cioè, che mi fa dire è lui, è opera sua? Questa è una bella domanda. Grazie. E ti ringrazio per avermela posta. Il mio marchio di fabbrica, non essendo uno dei master, non voglio allargarmi troppo, non voglio fare lo sborone, come diciamo. Diciamo che a me piace cogliere appunto il momento. A me non interessa la posa. A me piace cogliere quel momento che è irripetibile, che succede solo una volta. Esatto. E che poi non può succedere più. A me quello piace coglierlo. Io spero che chi vede le mie foto non può dire: ah, questo è Christian, perché siamo tanti, ce ne sono di molto più bravi di me, e non voglio assolutamente dire: ah beh, ma questa foto si vede perché la luce, perché il... no. Però è bella perché è spontanea, basta. Esatto, cioè mi piace che la gente, vedendo le mie foto, possa dire: ho provato un'emozione. Perché è proprio questo quello che regala l'obiettivo, emozioni, ma soprattutto l'obiettivo di Christian, perché questa volta sono io la frase a dirlo. La frase è bella, è stato bellissimo. Un bell'assist. Allora lasciamo qualche contatto, il tempo è veramente pochissimo a disposizione. Christian Vivaldi fotografo su Facebook, Ismaele77 su Instagram, christianvivaldi.com il sito web, vivaldi.christian77@gmail.com, 347-08-11321, e consigliamo di mandare prima un messaggio WhatsApp, sì, e poi di chiamare ovviamente, così o scrivere. Esatto, esattamente, così da essere chiaramente super pronti. Allora Christian, io ti ringrazio per essere stato con noi, grazie per averci grazie deliziato con la tua passione, con la tua professionalità, veramente complimenti, grazie. Beh, mille. Grazie a voi. Amici di Live Social, sempre sulle nostre frequenze, torniamo fra pochissimo. Live Social.